in questo nuovo video. Oggi nuovo video e la protagonista di oggi è l'arancia, anzi in particolare la buccia dell'arancia, che contiene una sostanza speciale che ci aiuta a prevenire le rughe e a rimpolpare quella che è la nostra pelle, soprattutto prevenire e rimediare i danni dei raggi del sole. Ormai è arrivata la stagione estiva, tantissime persone di voi mi seguono anche sul mio Instagram e vedono appunto che passo le giornate anch'io in piscina, che prendo, insomma, non è che prendo il sole, perché sapete che sono un po' contro questo hobby, sto sotto l'ombrellone con i miei occhiali, il mio cappello, il mio leggo libro, però comunque ci tengo a stare attenta il più possibile a quella che è la mia pelle e i danni che potrebbe subire prendendo troppi raggi, e quindi ho deciso di cercare anche altre ricette beauty. Sapete che io adoro variare le ricette. Le arance contengono l'esperidina, che è una sostanza che si trova tra l'arancio e la buccia, quindi quella sostanza biancastra, e contiene tantissimi antiossidanti ottimi per la nostra pelle. Ci tengo a dire solo una cosa: sapete che arance e limone sulla pelle è meglio utilizzarle la sera, quindi non esporsi al sole dopo aver utilizzato questi rimedi con arance, col limone, col pomodoro. È importante tenere a mente questa cosa. Ho trovato anche uno studio che è stato fatto, però io riporto quello che ho trovato. Allora, esiste anche uno studio che è stato fatto, che io ho trovato, ma che riporto così come lo leggo. Nestlé, L'Oréal e INEOV e i ricercatori francesi dell'IRRA, l'Istituto di Ricerca Europeo in Scienze Agronomiche, hanno sottoposto 66 donne all'assunzione di 432 grammi di esperidina per 6 mesi, trascorsi i quali la pelle sottoposta a test era visibilmente meno interessata da macchie e solchi. Questa fonte è ANSA, da quello che leggo, però ripeto, io l'ho letto, non so se sia vero oppure no. E direi che possiamo subito iniziare con questa maschera potente. Sapete che io utilizzo le maschere 1-2 volte la settimana, quindi non di più, e di solito il giorno in cui faccio le maschere viso non faccio le maschere ai capelli e viceversa. Ok, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lascia un commentino qui sotto, fammi sapere che video ti è utile. Se il video ti è utile, sostienilo con un like e iniziamo subito con questo video. Ed eccoci qua, per prima cosa vado a grattugiare la mia buccia. Ecco qui, ora ci vado ad aggiungere un pochino di yogurt bianco. Lo lascio così per almeno un 5 minuti, 10 minuti per farlo impregnare delle sostanze. Adesso lo vado a mettere in frigorifero per circa un'ora per far sì che appunto lo yogurt prenda le sostanze della buccia. Quindi lo metto direttamente in frigorifero per un'ora. Fredda è anche meglio, perché va a risvegliare la nostra pelle. Vado anche a stropinare leggermente, qui sotto c'è il bianco. Fa anche un leggero scrub, in questo modo andiamo veramente a prevenire le rughette. Sapete che la scienza dice che lo scrub e la crema solare sono gli unici due prodotti che salva a livello di prove scientifiche, quindi ne approfittiamo. E questo è tutto, io spero di esserti stata utile, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lascia un commentino qui sotto e attiva la campanella per non perderti nessun video. Fammi sapere come ti sei trovato con questa maschera giù nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.